Gentile pubblico, Estoria 2012, ottavo Festival Internazionale della Storia, vi dà il benvenuto nella tenda APIC. Il festival è ideato e organizzato dall'Associazione Culturale Storia e si svolge sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Comune di Gorizia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e dell'Associazione Italiani Editori, grazie al sostegno delle amministrazioni pubbliche e di sponsor privati. Benvenuti all'incontro dal titolo Italiani in Crimea. Intervengono Giulia Giacchetti Boico, Giulio Vignoli, coordina Stefano Mensurati. Buona storia a tutti. Allora, una delle prime regole del giornalismo, così ci insegnavano da ragazzi, è che non bisogna mai innamorarsi delle notizie. Bisogna innamorarsi del mestiere, ma non della notizia, nel senso che una volta che uno si innamora della notizia, poi tende a edulcorarla, a deformarla, a farla andare secondo certi binari fino a quando poi si perde il filo. Ecco, io sono venuto a conoscenza della storia degli italiani di Crimea casualmente lo scorso anno quando ho intervistato il titolare di una onlus di Arco di Trento, Walter Pilo, che da diversi anni portava aiuti in Crimea. Pensavo che fosse l'unico ad occuparsene, l'unico a conoscere questa storia, una storia della quale parleremo questa sera. Poi ho scoperto il professor Giulio Vignoli, che se ne occupava da molto più tempo, essendo stato in Crimea intorno al 2000, mi pare, la prima volta, o comunque si è interessato. No, ancora negli anni 90. Ancora negli anni 90, quindi ancora prima. Credo che il microfono però non sia ben posizionato, magari se potete... Ah, forse dice... No, bisogna tenerlo più vicino alla bocca. Poi sono venuto a sapere che c'era un altro collega giornalista della RAI, questa volta di Bari, Tito Manlio Altomare, che vedo qui presente tra il pubblico, fra l'altro, e che saluto, che aveva realizzato un documentario sulla storia della deportazione degli italiani di Crimea. Quindi, rimettendo un po' assieme tutti i pezzi di questo puzzle, mi sono accorto che c'erano persone volenterose, potremmo chiamarle così, in tutta Italia, che in silenzio, dico in silenzio perché tutto questo non aveva spazio poi sui mezzi di informazione, in silenzio si occupavano di questa storia. Una storia che aveva assolutamente bisogno di venire alla ribalta. Non solo perché merita di essere descritta anche in un festival, di essere raccontata anche in un festival della storia come questo, e io voglio ringraziare a questo proposito Adriano Ossola, l'organizzatore del Festival della Storia di Gorizia, che ha avuto la sensibilità di accettare subito la mia proposta di realizzare questo dibattito e di portare a conoscenza di un pubblico così vasto una storia così drammatica, ma anche per rendere giustizia a questa stessa popolazione. Allora, cercherò di essere sintetico per poi ascoltare i nostri ospiti. La storia degli italiani di Crimea inizia intorno ai primi decenni del 1800, quando un gruppo piuttosto nutrito di pugliesi, soprattutto, in particolare provenivano dai paesi della costa pugliese, Bisceglie, Barletta, Trani, Molfetta, partirono per la Crimea perché erano venuti a sapere che lì c'erano possibilità di sviluppo, quindi una specie di Eldorado, una terra da coltivare, una terra molto fertile, una terra tra l'altro di mari molto pescosi, quindi si poteva andare lì anche con i propri pescherecci, mettere in piedi una piccola attività. C'erano da costruire dei palazzi e quindi partirono non soltanto muratori ma addirittura anche alcuni architetti, questo perché? Perché quella zona era già stata individuata dalla nobiltà moscovita, dagli zar, come zona ideale per andare a svernare. Una tradizione che è stata mantenuta anche successivamente durante il comunismo, perché la conferenza di Yalta, Yalta appunto è in Crimea, segno che insomma era il posto più ameno nel quale ospitare questo vertice. La Crimea è una penisola che ha una superficie di poco superiore a quella della Sicilia, appartiene all'Ucraina. Ucraino o Ucraina, qualcuno lo dice in un modo, qualcuno in un altro, si può dire in tutte e due, in tutti e due i modi. Appartiene all'Ucraina e l'Ucraina è uno Stato che ha una dimensione doppia dell'Italia, sono circa 600.000 km quadrati contro i 300.000 del nostro paese. Geograficamente però un po' uno Stato cuscinetto tra la Russia e l'Europa, difatti l'Ucraina confina con quella che adesso è la Slovacchia, quindi con la vecchia Cecoslovacchia, con la parte orientale che ora ha assunto l'indipendenza diversi anni fa, si chiama Slovacchia, con l'Ungheria, con la Polonia e più a sud si arriva attraverso il confine della Moldavia anche a confinare con la Romania.
Gli italiani, dicevo, arrivano intorno al 1820, si stabiliscono di numerosi, si inseriscono perfettamente nel tessuto locale, senza alcun problema, cominciano a coltivare le terre, quindi piccoli appezzamenti di terreno, a portare la vite, quindi a fare il vino, gli ulivi dalla Puglia, quindi potete immaginare la qualità dell'olio, gli ortaggi, il grano, eccetera. A pescare, verso la fine del 1800 addirittura viene costruita una prima fabbrica per la conservazione del pesce, fatta dagli italiani. Insomma, questa realtà prosegue tranquilla, supera anche il momento difficile della guerra di Crimea. Siamo nel 1853, c'è una spedizione italiana che partecipa, ricordate, con la Marmora, con i bersaglieri alla guerra di Crimea. C'è l'assedio di Sebastopoli, altra città che si trova nel cuore della Crimea. Superano indenni, dicevo, anche questo momento difficile, non c'è alcuna rappresaglia nei confronti degli italiani e questi italiani continuano a vivere lì tranquilli e felici fino all'arrivo del comunismo. Che succede con il comunismo? Con il comunismo scatta immediatamente la collettivizzazione, o quantomeno verso la fine degli anni 20, all'inizio degli anni 30. Ci sono le purghe staliniane, quindi una repressione nei confronti di chi poteva in qualche modo manifestare un sia pur timido dissenso, semplicemente per colpa di una delazione finiva naturalmente in questo vortice. Ecco, questi italiani quindi si ritrovano in condizioni estremamente difficili, perdono tutto quello che avevano e quindi per loro la vita cambia totalmente. Verso appunto la fine degli anni 30, intorno a 36, 37, 38, alcuni di questi italiani, vista la malaparata, hanno la fortuna di riuscire a scappare in Italia. Qui in prima fila abbiamo una quindicina di italiani che vivono a Trieste, italiani figli, nipoti o discendenti comunque di italiani che sono scappati dalla Crimea in quel periodo, e quindi vedete come questo mondo si ricongiunge proprio qui a Gorizia, una terra di confine che sappiamo quanto ha sofferto per la deportazione, per l'esodo dei 300.000 istriani giuliani e dalmati, che però almeno ha avuto la fortuna di riuscire ad arrivare in Italia, seppure tra mille sofferenze. Potremmo ricordare i libici cacciati da Gheddafi, i 20.000 libici nel 1970, anche questi hanno dovuto abbandonare tutto, ma in Italia ci sono arrivati. Ecco, questi italiani invece che sono rimasti lì, nel 42 vengono deportati, in inverno, il 29 gennaio del 42, quindi esattamente 70 anni fa, vengono deportati nelle steppe del Kazakistan e dell'Uzbekistan e dispersi nei gulag. Praticamente questa popolazione viene totalmente decimata. Dei circa 2.000 italiani che c'erano in quel periodo a Kerch, la città dalla quale proviene la professoressa Giulia Giacchetti Boico, ecco, questi italiani vengono tutti quanti deportati e muoiono di freddo, di stenti, di fame, di lavori forzati. I pochi che sopravvivono ritornano in Crimea e quindi qui si passa dalla storia alla cronaca. Questi italiani incominciano a prendere contatto timidamente con gli uffici consolari, italiani a Kiev, cercano di indirizzare lettere per ottenere una minima forma di riconoscimento, di aiuto, per far capire noi ci siamo, esistiamo, alle autorità politiche italiane, senza ricevere alcun tipo di risposta. Insomma, una situazione, dopo il dramma che avevano vissuto, ecco, questa vergogna, perché non si può definire in maniera diversa, questa vergogna dell'atteggiamento dell'Italia ufficiale. Io non vorrei perdere altro tempo con questa mia introduzione e passare direttamente alle testimonianze. Vorrei sentire subito la professoressa Giulia Giacchetti Boico, che è la testimonianza di vivente dell'attaccamento di questa gente all'Italia. È la prima volta che viene in Italia, è la prima volta che parla in pubblico con tutta questa gente davanti, quindi è visibilmente emozionata, però è veramente, le sgorga dal cuore questo amore per l'Italia che l'ha portata in tutti questi anni non soltanto a portare avanti le istanze degli italiani in Crimea, ma anche a farsi lei motore dell'italianità attraverso le lezioni di italiano. Lei parla molto bene la nostra lingua, adesso la sentirete, e quindi una specie di apostolato, no? Questa lingua che piano piano si perpetua grazie a poche persone che continuano a insegnarla. Allora, cara Giulia, buongiorno. Ecco,
Io vorrei partire da come vivono oggi gli italiani in Crimea. Qual è lo stato d'animo degli italiani in Crimea? Lo stato d'animo? Sì. Abbiamo la speranza di cambiare la situazione, di trovare la giustizia, perché la giustizia per noi non è venuta per ora. Oggi è il 18 maggio, che in Crimea è ufficialmente giorno della memoria delle vittime della deportazione, ma in questo giorno si ricordano solo di 5 popoli che sono stati deportati, i popoli più grandi, tartari, tedeschi, armeni, bulgari, greci, e gli italiani sono dimenticati. E noi abbiamo la speranza che possiamo ritrovare il riconoscimento di questo fatto di deportazione, di persecuzioni politiche per il motivo di italianità. Possiamo spiegare perché gli italiani non rientrano in questa lista di popoli che hai citato, di popoli che ufficialmente sono riconosciuti come minoranza etnica deportata? Perché gli italiani non ci sono? Siamo una minoranza piccola, forse per questo quando negli ultimi mesi dell'esistenza dell'Unione Sovietica è stata approvata una legge che condannava le persecuzioni per i motivi nazionali e le deportazioni. In questa legge sono state elencate circa 20 minoranze etniche e poi è scritto ed altri, e gli italiani come altri popoli presentati da poche persone non sono stati nominati in questo elenco, e oggi in tutti i monumenti in tutta la Crimea sono scritti solo i nomi di 5 popoli e gli italiani sono dimenticati. Non è giusto. E finché non riusciamo ad avere questo riconoscimento, la nostra storia non è finita, no, non è la parte di storia, è la parte di nostra realtà, perché sono rimaste poche persone vive che sono stati deportati, gli altri sono morti senza riconoscimento, dunque senza riabilitazione. Da piccoli ai vecchi sono stati tutti accusati di essere fascisti solo perché sono italiani. Mia mamma ha appena compiuto un anno, è stata deportata, accusata e condannata anche lei a quest'età. Durante la deportazione, che è stata d'inverno, di gelo, sono morti moltissime persone. Nel primo giorno della deportazione è naufragata una imbarcazione e tutti sono morti. E quando vedo l'elenco dei cognomi delle famiglie italiane che abitavano a Kerch prima, capisco che ogni terzo cognome non conosco nessun discendente. Forse l'intera famiglia sono morte in un giorno, oppure poi nei primi mesi dell'esilio, quando non avevano né case dove riscaldarsi né cibo per sfamarsi.
e mi arrivano delle malattie e dalla fatica, perché era obbligatorio di lavorare per tutti, anche vecchi e malati, e non avevano neanche vestiti pesanti. Dovete pensare che sono passati dalla Crimea, dove pure fa freddo d'inverno, ma insomma si arriva a 10 gradi sotto zero, per dire, sono passati ai 40 gradi sotto zero della steppa siberiana, quindi potete immaginare, con un pacco di soli 8 kg di vestiti che gli era stato concesso di portarsi appresso, gli era stato detto che li dovevano spostare per la sicurezza loro, pensate all'ipocrisia, ecco, a seguito di questa deportazione, con solo questo sacchetto di 8 kg di ricordi della loro casa, ecco, sono partiti, e potete immaginare quindi che fine abbiano fatto. Io volevo chiedere al professor Vignoli, questa è anche l'occasione, e vi invito ad acquistare questo libro che trovate qui all'uscita, è la seconda edizione di un libro già scritto dal professor Vignoli qualche anno fa, ma non si tratta affatto di un arricchimento di quel libro, ma di un libro totalmente nuovo. Un libro che comprende numerosi contributi estremamente interessanti, tra questi quello di un ex diplomatico che è andato a scavare nell'archivio storico della Farnesina, ha portato alla luce tutti i documenti che certificano l'esistenza di questa comunità italiana. Ecco, professor Vignoli, però il problema sostanziale è che in questa catena che si riesce appunto a descrivere anche all'interno di questo libro dell'esistenza di questa comunità italiana, manca qualche anello. Perché? Perché in un certo periodo, per quanto riguarda un certo periodo, i documenti sono per lo più spariti. Allora vogliamo spiegare un po' quali sono le difficoltà legate anche a quello che diceva poco fa Giulia Giachetti Boico, che per avere questo riconoscimento di minoranza deportata in qualche modo devono dimostrare di essere italiani, naturalmente. Prego, professore. Sì, prima di tutto buonasera e grazie di essere venuti. Cioè fino al 39 qualche italiano di Crimea riesce a rientrare in Italia, poi dopo non è più possibile. Se qualcuno avesse tentato di tornare e veniva scoperto, veniva inviato in Siberia, perché non era più possibile. E nel 42 tutti gli italiani di Crimea, perché gli italiani è una comunità che si forma fra la metà e la fine dell'Ottocento, moltissimi provengono dalla Puglia, da Trani, Bisceglie, eccetera. È una comunità che era anche numerosa, perché a un certo punto è il 2% ai primi del Novecento, il 2% degli abitanti della provincia di Kerch, che è una città sull'istmo fra il Mar Nero e il Mar d'Azov. E comunque tanti altri erano in altre città, come Feodosia, che è l'antica Caffa, o Simferopoli, che è il capoluogo della Crimea. Erano circa 5.000, non si sa con esattezza, di cui 3.000 a Kerch. Ebbene, nel 42, con l'accusa di avere collaborato con i tedeschi, di aver collaborato, perché i tedeschi occupano la Crimea, quando la Crimea viene occupata dall'Armata Rossa, il mese dopo tutti gli italiani vengono deportati. Tutti, nel senso, dal neonato al vecchio. Tant'è vero che nella deportazione muoiono quasi tutti i bambini. Vorrei ora dire un episodio, poi riprendo il discorso. Ad esempio, siccome i cadaveri venivano presi dai soldati e buttati fuori del carro, i carri, perché inizialmente con la nave attraversano l'istmo, poi con i carri piombati si avviano verso il Kazakistan. Beh, una madre, gli era morto un bimbo e quindi viene buttato via, e poi gli muore il lattante e finge di allattarlo anche se sa che è morto, perché così, quando ogni tanto si ferma il treno, lei lo può seppellire. Va bene, al momento della deportazione vengono privati di ogni documento, quindi di passaporti, certificati, e quindi non hanno più nulla, tranne l'attestazione che sono deportati. E quindi quando dopo, inizialmente già in epoca, dunque
In Kazakistan vanno soprattutto a Karaganda, che è una città proibita, nel senso che nessuno può entrare se non è deportato e nessuno può uscire se non ha l'autorizzazione. Però con l'epoca di Khrushchev questo non è più, e quindi i sopravvissuti possono uscire dalla città. Circa 300-350 rientrano a Kerch con i mezzi propri, non è che lo Stato sovietico gli dà il permesso di tornare, gli dà i soldi. Ora, se guardate su una cartina la distanza che c'è fra la Crimea e Karaganda in Kazakistan, alcuni rimangono lì, tuttora ci sono degli italiani in Uzbekistan, in Kazakistan, nella Repubblica dei Komi, che al di là è una repubblica autonoma della Russia, al di là del circolo polare artico. Poche centinaia rientrano a Kerch e praticamente non hanno rapporto con l'Italia, perché è pericoloso, pericoloso parlare in italiano, pericoloso manifestarsi. Poi in epoca gorbaciuviana prendono un coraggio e scrivono all'ambasciata di Mosca, perché allora era ancora l'Unione Sovietica. Tra l'altro, mi scusi se la interrompo, c'è da dire anche questo, cioè che loro tornano in Crimea dove non hanno nulla. Nulla, perché naturalmente tutti i beni erano stati confiscati. C'era talmente l'attaccamento alla loro terra che tornano ugualmente, tornano per ricominciare da zero. Ma cominciano da zero con la valigia, neanche di cartone, con un sacco, perché tutto è confiscato e non è mai stato restituito. E quindi loro non hanno nessuna risposta da Mosca, e né nei primi tempi l'hanno neppure dalla nostra ambasciata di Kiev quando l'Ucraina diventa indipendente. Poi le risposte delle nostre autorità consolari sono nel senso: vabbè, fateci vedere i documenti che voi siete italiani, che avevate i passaporti, eccetera. Ma loro non hanno più questi documenti, e questo è il tragico. Magari hanno il nome e cognome italiano come certo, la signora, però non possono dimostrare di essere italiani. Però non possono dimostrarlo. Io colgo l'occasione, abbiate pazienza, sarà un po' il mio chiodo fisso, per denunciare l'insensibilità completa delle nostre autorità. Qui... qui abbiamo più di alcune migliaia, 1500 persone, forse anche di più perché vengono deportate anche da altri porti, che vengono appunto deportate perché sono italiani. Ecco, perché anche qui bisogna chiarire che nell'Unione Sovietica sì, c'era il passaporto sovietico o la carta d'identità sovietica, però veniva indicata la nazionalità, cioè veniva indicato se era ucraino, se era lettone, se era lituano, se era uzbeko, e così loro avevano la scritta italiana. Quindi in base a un elenco fatto, in base a questo, vengono deportati tutti per la loro nazionalità. Quindi perché italiani? Questo spidocchiare da parte delle nostre rappresentanze diplomatiche è veramente indegno, perché poi queste rappresentanze diplomatiche riferiscono in Italia, no? Al Ministero degli Esteri. Quindi quando noi si cerca di sollecitare il Ministero degli Esteri, eccetera, questo chiede notizie e loro rispondono negativamente, ma sì, sono d'origine, sono qui, sono là, e quindi è come fare un buco nell'acqua. È qui che bisognerebbe, io devo molto al dottor Mensurati, che veramente ha preso a cuore questa situazione, è stato veramente scoperchiato un indegno vaso di Pandora di queste centinaia di persone che chiedono giustizia. Insomma, io non vedo la difficoltà di ridare la cittadinanza italiana a 300 persone. Io non vedo la difficoltà di fare un passo ufficiale, perché mai e poi mai è stato fatto un passo ufficiale dalla parte della Repubblica Italiana al governo ucraino perché aggiunga gli italiani a questo elenco. C'è un menefreghismo incredibile
credetemi, c'è una noncuranza, c'è quasi un astio, perché questi italiani rompono le scatole, come si permettono? Oppure abbiamo risposte tipo venite all'ambasciata a Kiev, ma guardate che da Kerch andare a Kiev, andando in treno, ci vogliono 24 ore di orario più un po' di ritardo, e io so che la maggioranza delle persone e degli italiani di Kerch non può permettersi di andare all'albergo a Kiev, perché se ci vogliono 24 ore per andare, a parte pagare il biglietto, poi a Kiev da qualche parte dovranno dormire. Dove li facciamo dormire? Sulla panchina dei giardini pubblici, dovranno nutrirsi. Quindi un atteggiamento che ora forse, speriamo, col nuovo ambasciatore si modifichi, ma veramente di noncuranza, quasi di cattiveria. Oppure sentir dire, ma stanno a Kerch, a casa del diavolo, ma come? Ma voi siete i rappresentanti italiani in Ucraina, siete a Kiev, avete le macchine dell'ambasciata, le macchine diplomatiche, cosa vi costa andare? Allora cosa devo dire io che partivo da Rapallo per andare a Kerch? E soprattutto alla fine degli anni 90, guardate che non era facile, ci voleva il visto, eccetera. E anzi, si seccavano se questi italiani, insomma, si davano un po' da fare. Insomma, no, io mi spiace dire sempre le stesse frasi, ma l'ambasciata, queste ambasciate, questi consolati, non li volevano questi italiani fra i piedi, questi italiani in maggioranza poveri, questi italiani con le mani rovinate dal lavoro manuale, sporcavano i bei salotti dell'ambasciata e del consolato. Quindi questo è il punto, due punti focali. Primo, che gli venga riconosciuta la deportazione, ma in nome di tutti questi bambini morti. La Giulia una volta mi scrisse una lettera bellissima che dice: il nostro calvario è fatto di tante croci sulle quali non possiamo portare i nostri fiori perché non sappiamo dove i nostri morti si trovino. Quindi primo, cercare di ottenere questo riconoscimento, che poi al governo di Kiev non credo costi molto, perché non è che se diventano deportati hanno diritto alla pensione, robe simili. E secondo, hanno dei piccolissimi vantaggi economici, insomma, ma certo non lo fanno per questo, no? L'abbiamo sentito anche dalla signora Giulia poco fa, avrebbero un vantaggio economico, un piccolo incremento della pensione, una facilitazione nell'accesso all'acquisto dei medicinali, qualche altro piccolo vantaggio così, ma insomma, più che altro è la dignità del riconoscimento ufficiale di minoranza deportata, poter andare a testa alta: io appartengo a una comunità che è stata perseguitata e deportata. Ecco, questo è. E si chiude, appunto, come diceva Giulia poco fa, non è più cronaca ma diventa storia, perché si storicizza un'epoca. C'è stata una deportazione, adesso le cose sono cambiate, anche se naturalmente c'è molto da fare, perché l'Ucraina lascia molto a desiderare sotto molti punti di vista, ecco, però si chiuderebbe un'epoca per loro, e questo sarebbe, diciamo, certo, il raggiungimento dell'obiettivo. E poi anche la cittadinanza. Io vorrei portare un piccolo episodio, perché volere è potere. Non so se ricordate a Firenze quando quel matto si mise a sparare contro quelle persone di colore che vendevano al mercato. Questo è avvenuto poco tempo fa. Poi fu la proposta di dare ad alcune di queste persone di colore che erano rimaste solo ferite la cittadinanza italiana. Quindi vedete che non c'è bisogno di documenti, eccetera, come cianciano il nostro Ministero degli Esteri. Poi mica tutti questi 300 chiederebbero la cittadinanza, perché alcuni ormai risiedono lì da tanto tempo, hanno i figlioli che abitano lì, come Margherita qui, Le Conte, che è venuta a lavorare in Italia perché aveva bisogno. Dico, ma guardate che lì, se andate all'ospedale, vi dovete portare le lenzuola, il cambio delle lenzuola, dovete avere un parente che vi porta da mangiare, quando vi prescrivono le medicine ve le dovete pagare voi. La dovete Giulia, pagare gli infermieri, i medici. Ha creato un fondo di solidarietà per comprare le medicine ai più poveri, per pagare i funerali ai morti. Ma siamo a questo punto, e le nostre autorità
I nostri politici litigano fra di loro, fra paghette e non paghette, tutte queste storie qua, fra margherite e crisantemi. E qui abbiamo una comunità che chiede cultura, soprattutto italiana, e viene trattata a pesci in faccia. Questa è la verità. Vorrei raccontare, proprio partendo da questa sua ultima osservazione, un episodio abbastanza recente, insomma. Lo scorso anno, per la prima volta, dopo un lungo periodo di disattenzione, sono state concesse 5 borse di studio a 5 ragazzi appartenenti a questa comunità italiana della Crimea. Quindi potete immaginare la gioia di questi ragazzi, che mai avrebbero sognato di poter venire in Italia a studiare. Quindi acquistano il biglietto aereo, perché per poter ottenere il visto bisogna avere il biglietto aereo. Prenotano l'alloggio all'università a Perugia, perché dovevano frequentare i corsi di italiano presso l'università per stranieri di Perugia. Ecco, si arriva praticamente a ridosso della partenza, a fine novembre dello scorso anno. Arriva ai 5 ragazzi una lettera del Ministero degli Esteri che si scusa, ma per ristrettezze di bilancio le 5 borse di studio sono sospese e verranno concesse eventualmente l'anno prossimo, dipendendo un po' dalle condizioni economiche del paese, che comunque si sarebbe tenuto conto del fatto che i 5 ragazzi avevano un diritto di prelazione, insomma, se queste borse di studio fossero state riconfermate. Potete immaginare la disperazione dei ragazzi, che non soltanto vedevano infranto il loro sogno di venire in Italia, ma avevano speso 400 euro per il biglietto, quando ne guadagnano lì chi lavora, perché c'è una fortissima disoccupazione, chi lavora ne guadagna 100. È come se uno da noi guadagnasse 1000 euro e perdesse un biglietto da 4000 euro per andare non so dove. Ecco. A questo punto, per fortuna, si sono mobilitati i Lions di Napoli, che erano venuti a conoscenza di questa cosa proprio ascoltando una mia intervista alla radio, e si sono sostituiti allo Stato italiano, come hanno detto, pagando il biglietto aereo, il vitto, l'alloggio e le tasse universitarie. Cosa è successo? Io poi ho chiamato il rettore dell'Università per Stranieri di Perugia, ho raccontato la situazione e il rettore si è offerto ha riunito il consiglio di facoltà e hanno deciso praticamente di non far pagare le tasse universitarie a questi 5 ragazzi, quindi un ulteriore risparmio. 5 ragazzi sono venuti, sono stati molto bene, hanno imparato l'italiano e sono tornati a casa conoscendolo meglio di come lo conoscevano prima di partire, e la signora Giulia lo può confermare, visto che i test gli faceva lei, e quindi si è accorta di come sono migliorati. Ma non è soltanto il fatto di essere venuti in Italia e aver studiato l'italiano, è questo contatto con l'Italia, l'Italia che non si dimentica di loro, è l'Italia dove possono tornare, dove hanno un riscontro, hanno qualcuno che gli dà retta, con il quale avere un contatto. Da quel momento si sono aperte tante porte, via Skype si vedono con altri ragazzi italiani, si sono create delle amicizie, stanno pensando di ritornare in Italia a lavorare, quindi si sta cercando di vedere anche come possono fare il prossimo anno, se non avranno la borsa di studio, almeno riuscire a venire in Italia per motivi di lavoro. Quindi c'è addirittura una terza strada, un terzo obiettivo oltre a quella del riconoscimento di minoranza deportata e quella della cittadinanza, ma quello che l'Italia li escluda dal decreto flussi, per cui questi italiani abbiano una via preferenziale per poter entrare e uscire dall'Italia a loro piacimento, per poter venire certamente non a fare i delinquenti, sono tutti bravi ragazzi, e verrebbero soprattutto i giovani, naturalmente gli anziani magari verrebbero per rivedere le terre da dove sono partiti i loro avi, ma niente più. E quindi questi ragazzi avrebbero l'opportunità di non solo di conoscere l'Italia e di risentire l'Italia nel cuore, come ci faremo spiegare adesso dalla signora Giulia, ma di fare un po' come da apostoli dell'italianità nel loro paese, di ritornare a loro volta, di mettersi a insegnare l'italiano ad altri e così via. Quindi di recuperare il senso di italianità di una comunità che invece si sta purtroppo pian piano disperdendo. Ecco, questo che dicevamo prima anche in conferenza stampa, Giulia, cioè questo fatto che l'italiano uno lo sente nel cuore, no? Voi vi riunite, leggete libri in italiano, una poesia in italiano, cantate in italiano, ecco, questo fatto che mentre da noi magari tendiamo a cantare la canzoncina in inglese, voi cercate di imparare la canzone in italiano, giusto? È vero. Per noi, da quando abbiamo un posto dove possiamo riunirsi, è stato davvero molto importante, perché è difficile, è come difendere una candela, un fuoco,
quando il vento è troppo forte, è difficile e tutti insieme possiamo non far spegnere questa piccola candela di Terenta. E la lingua è molto importante e noi cerchiamo di fare insieme tutto quello che non riusciamo a fare separatamente. Ora abbiamo una piccola biblioteca, facciamo eventi culturali, mostre, concerti e cerchiamo di sapere di più sulla patria dei nostri nonni. Purtroppo a Kerch non ci sono eventi culturali italiani e quello che abbiamo chiesto all'Istituto Italiano di Cultura aiutarci a partecipare, essere più vicini alla cultura italiana, sapere di più, perché non possiamo andare a Kiev per visitare una mostra o vedere uno spettacolo, tutte quelle belle cose organizzate a cura dell'ambasciata. E qui a Kerch non succede niente. I nostri nonni, i genitori, forse non sempre hanno conservato i cognomi, la conoscenza della lingua, ma hanno conservato l'amore all'Italia, quel senso di italianità e sempre scelta libera di ogni persona. Se uno si sente italiano, nessuno può rubare questo diritto. La nostra italianità non è stata persa, è stata rubata a forza. E mi pare che abbiamo almeno diritto di avere la possibilità di riacquistarla. Forse non tutti la richiedono, ma almeno quelli che ne hanno bisogno, che hanno conservato questo amore anche negli anni più duri, rischiando la vita. Grazie. Sentite la partecipazione nelle parole della signora Giulia, insomma, è un amore che sgorga proprio dall'interno, no? Se noi in Italia amassimo il nostro paese come lo amano loro, che non ci sono mai venuti, la signora Giulia è venuta per la prima volta l'altro ieri, qui in Italia è arrivata l'altro ieri, un viaggio anche abbastanza burrascoso. In questo caso l'ambasciata è stata di grande aiuto, più che altro per ottenere il passaporto hanno aspettato 3 mesi, nonostante abbiano pagato la procedura d'urgenza, quindi la corruzione, ecco, quindi tutto questo è defatigante, tutto questo è stancante, ti esaurisce. Volevo dire un'altra cosa però in positivo, qualcosa sta cambiando, perché adesso, indipendentemente dall'aiuto dell'ambasciata, e voglio spendere anche qualche parola sul nuovo ambasciatore, indipendentemente da questo, c'è la possibilità concreta di aprire un istituto, una casa della cultura italiana a Kerch, in questa cittadina, naturalmente gestita da loro, una casa nella quale potranno vedere film in italiano, potremmo installare un'antenna parabolica per seguire i programmi della RAI, anche se poi non sono così non sono granché, lo dice uno che ci lavora. E comunque, ecco, avrebbero questa possibilità, potrebbero avere un'aula a disposizione dove poter imparare l'italiano, una biblioteca molto più fornita di quella che hanno attualmente, una cucina dove esercitarsi nella preparazione delle pietanze italiane, manderemo anche dei libri di cucina italiana, quindi c'è anche questa tradizione che viene conservata di bocca in bocca, una tradizione orale naturalmente che si perpetua da un secolo, se non di più, insomma, di qualcuno che ha conservato la capacità di preparare qualche piatto della tradizione culinaria pugliese, la tradizione gastronomica pugliese, e questo è molto bello.
E tutto questo sarà possibile grazie all'impegno che hanno assunto i Lions ancora una volta a Roma, hanno raccolto una somma che verrà consegnata alla signora Giulia nei prossimi giorni, la società Dante Alighieri fornirà un suo contributo, quindi qualcosa si sta muovendo. E c'è grande speranza anche per il nuovo ambasciatore, una persona squisita che conosco personalmente, che è arrivata all'inizio di quest'anno. Si chiama Fabrizio Romano, è l'ex capo dell'unità di crisi della Farnesina, quindi è praticamente quell'ufficio che si mette in moto ogni volta che c'è un italiano in giro per il mondo che ha qualche problema grosso. Pensiamo ai nostri Maroma, pensiamo a un sequestrato da qualche parte in Africa, qualcuno che muore anche semplicemente durante un viaggio turistico da qualche parte, il rimpatrio della salma, ecco. Quindi una persona abituata ad occuparsi degli italiani che hanno problemi, una persona che si è subito attivata nel momento in cui l'ho sollecitata, ho preso immediatamente contatto, per sua stessa missione non era neanche a conoscenza dell'esistenza di questa comunità italiana in Crimea. Si è subito adoperato, ha garantito il suo appoggio. Qui nel libro viene anche riportata una sua lettera nella quale riconferma una lettera importante, tra l'altro, che è la prima volta nelle cerimonie che si svolgono ogni anno a Kerch per ricordare l'anniversario della deportazione. Quest'anno poi è una ricorrenza particolarmente importante perché il 2012 è il 70° anniversario di questa deportazione, è la prima volta che arriva una lettera ufficiale da parte delle autorità politiche italiane. È arrivata anche una lettera da parte del ministro Terzi, che l'aveva inviata all'associazione pugliesi nel mondo, che l'hanno appunto recapitata. Quindi voglio dire, c'è un interessamento adesso, non è più come prima, e cercheremo adesso di fare ancora di più perché la signora Giulia, approfittando di questo viaggio qui in Italia, avrà la possibilità di incontrare a Roma la commissione esteri, vedremo un po' che cosa si può fare anche con loro, ci saranno altri incontri, altre presentazioni del libro, altre interviste sui quotidiani, quindi voglio dire, adesso è ora di finirla con questo silenzio, con questo oblio, bisognerà mettere ciascuno di fronte alle proprie responsabilità, ognuno dovrà fare quel che gli compete per riconoscere i diritti di questa gente. Allora volevo chiedere al professor Vignoli di parlarci un po', ci ha raccontato della deportazione, questo è stato un viaggio allucinante come abbiamo descritto, la cosa interessante e che nonostante sia stato fatto di tutto per disperdere l'italianità, sia a livello proprio fisico, perché c'è stata una dispersione di questi italiani, quando sono arrivati nella steppa siberiana, nel Kazakistan, non è che sono stati tutti concentrati in uno stesso paese, sono stati dispersi in piccoli gruppi, a volte a centinaia di chilometri di distanza l'uno dall'altro, cioè il senso di comunità doveva essere in tutti i modi demolito e distrutto. C'era la paura, come lei ha spiegato, di parlare italiano, quindi che cosa è stato secondo lei, qual è stata la molla che ha consentito a queste persone di continuare a tenere dentro di sé questo amore per l'Italia e poi testardamente ritornare nella terra d'origine e testardamente ancora una volta riaffacciarsi, rialzare la testa e chiedere all'Italia un riconoscimento? Ecco, io metterei alla base anche la grande capacità lavorativa di questi italiani, e che poi appunto fa capire questa loro comunità che continua a vivere, perché questi italiani che soprattutto dalla Puglia ma anche dalla Liguria, anche dalle altre parti, arrivano nel 1830-1880 in Crimea, sono persone umili che vanno là per coltivare la terra, per fare i pescatori eccetera. E nel giro di un numero di anni piuttosto ristretto acquisiscono una posizione sociale di tutto rispetto, diventano o piccoli imprenditori marittimi o coltivatori diretti di poderi piuttosto ampi, perché guardate che le verdure che coltivavano queste italiani di Crimea, quelli che si erano andati all'agricoltura, erano famosi sul mercato di Mosca. E quindi secondo me alla base c'è questa forza di italianità, mi si permetta di dire, di identificazione di se stessi, e quindi malgrado l'essere dispersi continuano
a ricercarsi, a ritrovarsi, e quando possono tornano alla spicciolata con ogni mezzo. Nel libro troverete tante cose drammatiche. Guardate che se non avete il cuore di pietra vi viene da piangere, perché quando la Giulia mi mandava via internet le testimonianze che registrava, io e mia moglie a un certo punto ci mettevamo a piangere dopo aver letto cosa c'era scritto. Ebbene, loro hanno questa identificazione profonda, il sentimento di sé, della cultura italiana, di essere qualcosa di ben diverso e di distinto dagli altri popoli che si trovavano nella Crimea e in tutta l'Unione Sovietica. Però alcuni rimangono anche lì. Guardate che solo 2 anni fa, grazie a un mio amico che rappresentava l'Unione Europea in Uzbekistan in occasione delle elezioni, c'è stato il primo incontro fra italiani dell'Uzbekistan nati in Kazakistan da genitori deportati e italiani vivi. 2 anni fa nessuno si era mai degnato, i fratelli Nenno si era mai degnato di andarli a cercare, e loro sono venuti poi all'ambasciata italiana uzbeka ed era la prima volta che loro incontravano degli italiani. Così ce n'è in Kazakistan ancora, sono rimasti. Pensate che uno è diventato un grande imprenditore edile facendosi dal nulla, perché essendo figlio di deportati non aveva diritto di accedere all'università, ma questo in tutta l'Unione Sovietica, non potevano iscriversi perché era marchiato a fuoco questa loro origine. E anche quei pochi, un 10% che è tornato, perché nella deportazione saranno morti 2/3 di questi italiani, quei pochi che sono tornati pian pianino stanno acquisendo una buona posizione o nelle biblioteche o in altre cose, e sono partiti da zero, sono arrivati che non c'era più niente. Difatti adesso fa vedere le case dove abitavano, dove sono nati o dove sono nati i loro genitori, che però non sono più loro. Ecco, e quindi questo senso di diversità, di comunanza fra di loro si è perpetuato sempre. Ma pensate che si scambiano le ricette sui medicamenti, oppure sentite la roba da mangiare, ma anche i medicamenti, oppure per San Nicola, perché in genere sono d'origine pugliese, sapete che San Nicola porta i regali, tantissime cose. Santa Claus. Sì, ora è scappato di mente un altro episodio che loro hanno. La chiesa degli italiani durante il comunismo era stata ridotta a palestra, e loro l'hanno ripresa, l'hanno riscattata, l'hanno aggiustata. E questa chiesa degli italiani adesso è aperta al pubblico, oltre che a loro anche ai polacchi o gli ucraini di rito cattolico. Tenete presente poi questa chiesa costruita nel 1840 dagli italiani, perché lì siamo in un mare ortodosso, quindi cattolici praticamente 1800. Erano gli italiani, quindi hanno costruito loro la chiesa. Poi una volta passato il comunismo l'hanno riscattata a loro spese, l'hanno ristrutturata a loro spese con le difficoltà economiche che hanno, e adesso questa chiesa è frequentata anche dai cattolici delle altre comunità. E questa chiesa è stata costruita per l'iniziativa dello zio di Giuseppe Garibaldi. Questa è un'altra bella storia. Raccontiamo il legame di Garibaldi con la Crimea, raccontiamolo. Ma conosciamo, non sappiamo tutto, sappiamo solo alcuni dettagli. Garibaldi da giovane faceva marinaio e andava anche nei porti del Mar Nero e anche a Kerch, e uno dei suoi cugini abitava a Feodosia qui vicino, e poi lo zio
è stabilito a Kerch, faceva vice console, è anche morto e sepolto a Kerch, ma per ora non siamo riusciti a ritrovare la sua sepoltura. Ci sono anche alcuni garibaldini che sono andati in Crimea. Secondo le leggende familiari, leggende di alcune nostre racconti famiglie, di famiglia, sì. Per esempio la famiglia Mafione, si dice che il loro nonno è stato anche sepolto in camicia rossa perché era garibaldino. Per ora non... Io ho provato a contattare l'Istituto Garibaldino, stanno facendo delle ricerche, speriamo magari che esca fuori qualcosa, insomma. Speriamo. Mm-hmm. E di certo Garibaldi è stato a Kerch anche già essendo conosciuto, chiamato eroe di due mondi. Poco fa abbiamo ritrovato una pubblicazione delle memorie di un abitante di Kerch che ricorda una visita di Garibaldi, ma purtroppo a Kerch non c'è nessuna via nominata italiana o garibaldina. Da qualche anno cerchiamo di far nominare almeno qualcosa in questa città, sì, perché il centro della città è costruito da un architetto italiano, Alessandro Digby, ma neanche gli abitanti della città, molti abitanti non conoscono, non lo sanno. Volevo chiedere una cosa, ma prima abbiamo un momento. Sì, prego. Volevo anche dire perché quest'anno è per noi anno dell'anniversario triste, 70 anni della deportazione, per l'iniziativa dell'Associazione Pugliese di Milano abbiamo voluto far fare una lapide, ma purtroppo non riusciamo a ricevere il permesso del municipio. Non riceviamo nessuna risposta, né rifiuto. Semplicemente ignorati. Certo. Sì. Quindi qui capite, se ci fosse una telefonata da parte dell'ambasciata magari cambierebbe qualcosa. Ecco, insomma, no? Ecco, scusa, sì, se ti interrompo. Lì è quando buttano i garofani, e mi pare ci sei anche tu, Paolo, quest'anno che era il 70°, perché loro, mentre gli altri popoli vengono subito deportati col treno nei vagoni piombati, loro invece vengono portati al di là dello stretto, quindi inizialmente sulla nave, e qui poi dopo i vagoni piombati poi arrivano al Mar Caspio, poi al Mar Caspio con la nave, e poi su ci ha messo più di un mese, di gennaio, senza riscaldamento naturalmente, anzi facevano i buchi nei carri bestiame per fare i bisogni, perché non si fermava neanche tutti i giorni. E qui vedete il mare è ghiacciato, no? E loro buttano i garofani nel ghiaccio per ricordare. E poi vorrei dire appunto che c'è anche Tito Manlio Alto Mare, che ha fatto un meraviglioso documentario, è qui in prima fila, ma siccome è modesto sta lì seduto, mi guarda. Ma ti daremo la parola un momento anche. Sì, sì. Volevo chiedere un'altra cosa a Giulia prima di dimenticarmi, cioè volevo parlare un po' dei giovani, perché abbiamo parlato dei ricordi, dei deportati, delle testimonianze che sono raccolte in questo libro, eccetera. C'era però, i giovani vivono naturalmente nel ricordo dei loro genitori, dei nonni, eccetera, però il futuro come lo vedono? Adesso, tenendo conto anche del fatto che questi 5 ragazzi sono riusciti a venire in Italia, cioè come vedono l'Italia? La vedono come una speranza, come un'opportunità? Come la vedono l'Italia? Tutti i giovani sono diversi, ma posso cominciare dall'altro. Quando 20 fa, con la signora Margherita, con Pietro Pergola,
con Larissa e altre persone cercavamo di creare la prima associazione italiana di Kerch. Tutti sono stati entusiasmati e speravano che ora che è crollato il muro l'Italia ritroverà noi figli abbandonati, ma con il tempo passava e abbiamo capito che nessuno aveva bisogno di noi, che nessuno aspettava che siamo diventati di nuovo visibili. E molti sono delusi. Alcune famiglie italiane, anche con cognomi italiani, non vogliono ora prendere parte nelle vostre attività. Sì, ricordano, si sentono lo stesso italiani, ma non credono che sarebbe possibile cambiare qualcosa. La signora Margherita Leconte, che è presente, che dirigeva da anni l'associazione italiana, ha scritto forse 100 chili di lettere all'ambasciata, al governo ucraino, al governo italiano, a tutte le autorità, e tutto invano. A volte ricevevamo belle risposte con tante parole buone, ma siamo quasi delusi. Tra l'altro anche avete noi. Ricevuto anche qualche visita, è venuta pure una delegazione di politici dal Parlamento europeo, fatte tante promesse, una delegazione di rappresentanti delle amministrazioni locali pugliesi, anche lì promesse di aiuti, visite, ma se comincerò ad elencare queste visite... Elenchiamo i risultati. Ma volevo solo dire che ora ci sono molti giovani che credono che non solo la lingua inglese può servire nella loro vita, per il loro futuro, e che sarebbe interessante studiare anche la lingua d'origine, e quando cominciano a farlo trovano dentro dei loro cuori ritrovano questo senso di dignità, che è quello che gli mancavano per essere pieni, perché senza questa parte delle nostre anime non siamo persone vere, abbiamo bisogno di essere interi, non rotti, invece siamo rotti. E tutto quello che cerchiamo di fare oggi e durante questo mio soggiorno facciamo anche per ridonare la fiducia e la speranza a quegli italiani delusi che lottano da soli per il riconoscimento, per mantenere le famiglie, che non credono di niente. E questo libro è fatto non per metterlo sul scaffale nella libreria, è fatto proprio per aiutarci a cambiare. E i giovani che sono tornati da Perugia sono tornati diversi, li vedo felici, spero che vedere così anche gli altri componenti della nostra comunità. Grazie, forse non è risposta. È tutto molto chiaro. Sono passate le 8, dobbiamo lasciare spazio, penso ci sia qualcos'altro, no? Possiamo continuare? Non so se c'era qualche altro appuntamento, forse. Se c'è qualcuno che vuole fare un breve intervento,
Allora, se possiamo passare il microfono. Aspetti, va, glielo porto io. Ah, c'è quello lì. Buonasera, sono... E sono, volevo portare i saluti e la solidarietà da parte dell'Associazione Regionale Pugliesi di Milano, che da un paio d'anni che sta seguendo la vicenda, perché soprattutto i deportati e gli emigranti arrivavano dalle zone di Puglia, da Bari, da Bisceglie, da Trani, ecco, tutte quelle zone lì sono le zone di origine anche dei pugliesi che si sono trasferiti in varie altre parti del mondo, compreso Milano. Noi abbiamo organizzato 2 anni fa un convegno molto importante. Quest'anno, a gennaio, abbiamo organizzato una cerimonia per ricordare il 70°. Una delegazione minuta, però molto rappresentativa di noi, è andata il 29 di gennaio e ha partecipato a Kerch alla cerimonia di ricordo, e abbiamo fatto una cosa molto importante, perché abbiamo raccolto in una lettera diverse associazioni nazionali, ivi compreso Memorial Italia, Garivo, il Giardino dei Giusti. L'associazione regionale Pugliesi di Milano ha promosso questa iniziativa con delle lettere inviate al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, al Ministro degli Esteri, perché noi vogliamo essere ricevuti, vogliamo discutere. Abbiamo suggerito al Presidente della Repubblica di utilizzare una parte di quel coraggio che lo porterà finalmente a Porzus, per dare lì dignità ai morti, anche dare ai nostri morti dignità e giustizia. Quindi noi continueremo, come pugliesi di Milano, a sostenere le ragioni della nostra comunità sino a quando le autorità italiane e ucraine non faranno luce su questa pagina tragica della storia. Quindi io volevo sostenere gli sforzi dei nostri amici sia in Italia ma anche in Crimea e a Kerch, perché si arrivi al riconoscimento della deportazione così come è stata per gli altri popoli, perché non siamo figli di un Dio minore. Grazie. Penso che possiamo quasi concludere, però vorrei approfittare della presenza qui degli italiani che invece sono venuti, sono tornati in Italia nel 1937, 38, 39, insomma prima della guerra, durante il periodo delle purghe staliniane, si sono stabiliti qui a Trieste. Se qualcuno di loro volesse dire una parola, cioè come è vista questa situazione qui dall'Italia, mi farebbe molto piacere ascoltare il loro parere. Possiamo dare il microfono a uno di loro? Mi raccomando, un intervento conciso, prego. Mi chiamo Maria Cassanelli. I miei genitori di origine, i nonni e i bisnonni erano proprio... Signore, se si alza la possiamo inquadrare con la telecamera, grazie. Guardi verso... Signori, buonasera. Mi chiamo Maria Cassanelli. E sono di origine naturalmente pugliese anch'io, perché sia i bisnonni che i nonni erano proprio di Bisceglie. Sono emigrati in cerca di fortuna in Crimea e si sono fermati a Kerch. Hanno creato tanto lavoro, la ricchezza sempre per l'Unione, per quell'epoca era Russia, pertanto la ricchezza era per la Russia. Nel 1938 purtroppo hanno dovuto lasciare casa, lavoro, tutto, perché o diventavano cittadini sovietici o ritornavano con una valigetta in Italia, dove non sapevano né leggere né scrivere in italiano, dove non avevano un lavoro, non avevano una casa. Con una valigetta sono partiti e si sono arrangiati cominciando da zero qui. Fa niente, tutto questo va bene, ma quelli che sono rimasti sono 4 sorelle di mio padre, che sono state deportate in Siberia, una parte della famiglia di mia madre che è stata deportata in Siberia, i bisnonni sono stati sepolti in Siberia. Però adesso, quante volte ho gridato aiuto per questi nostri parenti, ma quando chiedo aiuto per i nostri parenti lo chiedo per tutta quella minoranza italiana che è stata realmente dimenticata. Io ci sono andata a Kerch, ne ho visti tanti,
li avrei abbracciati tutti e li avrei aiutati tutti, ma come si può? Ogni qualvolta io ho chiesto un aiuto per queste persone italiane dimenticate, chi sono italiani, dove si trovano in Ucraina, diventa la risposta un muro di gomma. Non so perché gli italiani dell'Ucraina o di Kerch, come li vuole chiamare, non li vogliono riconoscere. Non si sente una risposta, sì, vediamo, sì, proviamo. Io ho battuto tutte le porte con le mie sole forze, ma ho visto che non ho potuto fare niente. Quello che facevo di tasca mia, con l'aiuto delle mie cugine, l'abbiamo fatto ai nostri parenti. Di più non abbiamo potuto. Adesso ormai sono rimasto molto pochi, sono tutti ultra ottantenni, novantenni, e anche loro speravano di qualcosa dall'Italia. Ma che cosa hanno ricevuto? Sono andati tutti nel dimenticatoio. Io sì, ho mandato vedute di Trieste, la bandiera italiana, io l'ho mandata, ma è tutto finito là. E purtroppo io me lo auguro, spero sempre che l'Italia un briciolino lo riconosca, ma quando? Quando ci sarà l'ultimo? Forse, come hanno sempre fatto ai ragazzi del 99, all'ultimo hanno assegnato la pensione, a quelli che sono morti ci mettono la foglia di alloro. Ma quelli che sono vivi te saluto. Cercheremo di fare una cosa. Qualcosa. Prego. No, dico cercheremo di fare qualcosa. Ecco, che sia fatta un briciolino di giustizia. È stato fatto molto, questo diciamo è un punto di partenza, vuole essere questo di Gorizia. Auguriamocelo. Io confido in voi. Grazie signori. Grazie. Grazie. Tito, vuoi dire qualcosa anche tu? Prego. Tito Maglio Altomare, dicevo il collega dalla Rai di Bari, che ha realizzato questo pregevole documentario che è l'unica testimonianza filmata della situazione in Crimea, e poi lui è andato addirittura in Kazakistan sulle orme degli italiani deportati. Prego. Sì, io sono venuto a conoscenza di questa comunità italiana così per caso, parlando con il professor Vignoli, mentre stavo realizzando un altro documentario. E sono rimasto sorpreso perché di questa emigrazione, che per la maggior parte è pugliese, non si ha né documentazione né memoria. Memoria addirittura nei paesi di origine. Non sanno che nell'Ottocento è andata via tanta di quella gente che ha costruito un'economia e una realtà sociale completamente fuori dalla norma nel paese di allora, e soprattutto importante. È stata una, scusatemi ma lo devo dire perché lo ripeto in continuazione, una imprenditorialità ante litteram da parte di gente che ha saputo farsi onore e regalare, dare, contribuire col proprio operato alla crescita della Crimea. Bene, io sono stato sia in Crimea sia in Kazakistan a trovare testimonianze di persone che purtroppo nel frattempo sono anche morte, e devo dire che ho riscontrato in tutte queste persone, molte delle quali non sanno neanche una parola italiano, questo attaccamento, questa sensazione che hanno di essere italiani e questo attaccamento a una terra di origine che non conoscono e che vorrebbero conoscere. Grazie. C'è qualcuno che vuole rivolgere una domanda ai nostri ospiti? Prego. Buonasera, siccome la signora Giulia ha detto che hanno ricostruito, hanno recuperato e ricostruito la chiesa appunto cattolica, volevo sapere se c'è stato anche un supporto dalle autorità religiose, e visto che ovviamente la chiesa cattolica è molto potente, anche molte forze anche dal punto di vista non solo politico ma anche economico, se hanno avuto un supporto anche in questo senso o se invece hanno fatto tutto da soli. No, c'era anche l'aiuto da parte della Chiesa, e quando nel 1992, se non mi sbaglio, signora Margherita, abbiamo fondato l'associazione e subito abbiamo fatto la richiesta di rinnovare questa chiesa che stava per rovinarsi, perché prima era
quando gli italiani sono stati deportati, e qua era una palestra e poi ha cominciato a rovinarsi, il municipio non aveva soldi per riparazioni, ma non poteva rovinarla perché il monumento di architettura. E siamo riusciti a ricevere il permesso di rinnovare una parrocchia cattolica e con abbiamo scritto al Vaticano, direttamente al Papa, e poi è venuto un contributo e un parroco polacco, Don Casimiro Tomasik. Che lingua parlava? Parlava solo polacco, ma ha spiegato che sarebbe troppo difficile per un prete italiano andare in Crimea di quei anni neri, di anni di miseria dura, quando mancava elettricità, acqua, e hanno deciso che per un slavo da un paese comunista sarebbe più facile sopravvivere in queste condizioni senza l'acqua e capire il russo. E tutti insieme cercavano di imparare il russo al padre Casimiro. E anche poi abbiamo avuto il sostegno da parte della Chiesa, e per esempio un anno fa, in maggio, abbiamo ricevuto da una piccola città, Motta di Livenza, dal santuario, una bella statuetta di Madonna per la nostra Chiesa e un bel quadro per la nostra comunità. Sì, ho risposto alla sua domanda, grazie. Sì. Qualche altra domanda, poi dobbiamo lasciare spazio al prossimo dibattito. Ancora un paio di domande, prego. Grazie. Io vorrei chiedere fino a che punto ha inciso i rapporti, diciamo, geostrategici dell'Italia negli anni post-bellici, soprattutto quando l'Unione Sovietica era forte, sia, non dico solo per la forte presenza del Partito Comunista in Italia, che aveva tanta voglia di mantenere un rapporto buono con l'Unione Sovietica, ma anche la Democrazia Cristiana. Ha inciso in qualche maniera la dimenticanza della vostra comunità? Prima della caduta del muro, sì, certo, magari ce lo potrà confermare il professor Vignoli, insomma, della comunità italiana non si era mai parlato praticamente, stavano nascosti, stavano pure attenti a parlare italiano perché era pericoloso. Era difficile avere anche rapporti con i familiari, anche questo. Scusa, guardi che i comunisti, quelli italiani emigrati in Unione Sovietica per antifascismo, no? E tanti comunisti qui italiani con l'avvento del fascismo si sono rifugiati in Unione Sovietica, poi quasi tutti verranno poi accusati di deviazionismo, verranno sterminati, ma prima di essere sterminati alcuni hanno effettuato un'opera nefasta per la comunità italiana della Crimea, perché da Mosca li mandavano per catechizzare, li mandavano a Feodosia, li mandavano a Simferopoli, li mandavano a Kerch per catechizzare, per far diventare comunisti gli italiani di là. E fecero chiudere la chiesa, rimandarono in Italia il parroco e li obbligarono ad aderire al Kolkhoz. E fra questi ci sono due personaggi molto importanti che andarono là e che,
e di questi italiani ne parlano nelle loro memorie, cioè il fratello di Paglietta e il cognato di Togliatti. Nelle loro memorie si vantano di aver fatto chiudere la chiesa, di aver mandato via il parroco. Poi nelle loro memorie non parlano più di questi italiani, cioè se ne sono completamente disinteressati. Per cui c'è il dilemma, hanno saputo che poi furono deportati e furono uccisi quasi tutti e stanno zitti o se ne sono altamente fregati di quello che poi è successo dopo. Quindi i comunisti italiani hanno influito molto negativamente sopra gli italiani rimasti là. Poi ha detto bene dottor Mensurati, quando c'era l'Unione Sovietica fino a una certa epoca erano in Kazakistan. Quando sono tornati a Kerch avevano paura a parlare in italiano, a parte che dopo anni di deportazione in Kazakistan non è che nei vagoni piombati si sono portati le grammatiche e i vocabolari italiani, quindi hanno perso l'uso della lingua, poi stavano zitti, non si manifestavano perché avevano paura. Ma questo anche nei primi anni, uno o due, che io andai là, no? Perché quando mi dicevano Margherita Leconte, che anche lei sta zitta, dove è finita? Eccola lì, invece di farsi vedere. Mi diceva, ho scritto all'ambasciata di Mosca, ho scritto, perché c'era ancora l'Unione Sovietica, ho scritto poi dopo a Kiev. E dicevo, Margherita, ti ha risposto? No, non ho risposto. Ma come hai scritto? È in russo. E poi dicevo, riscrivi. E la vedevo titubante, perché abituati ad essere perseguitati, abituati ormai a nascondersi, per loro sembrava già un grande gesto di coraggio scrivere una volta un'ambasciata, l'ambasciata italiana. Figuratevi se i nostri burocrati, i nostri ambasciatori, i nostri consoli, soprattutto impegnati in ricevimenti, in tartine, in cocktail, avevano voglia di rispondere a una solitaria lettera scritta in russo di poveracci che chiedevano aiuto. Spero di aver risposto. Grazie. Bene, ci dobbiamo fermare per lasciare spazio al prossimo incontro. Io ringrazio per l'attenzione partecipata di tutti voi. Grazie e buona serata.